Buonasera, la cronaca ambientale in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. In contrada Fiumicino del comune di Teramo, il personale del comando di polizia municipale alcuni giorni fa ha posto sotto sequestro preventivo un'area di 3.500 metri quadrati e ha denunciato una persona per furto e violazione della normativa sulla tutela dell'ambiente. L'attività è scaturita nel corso di un normale servizio di controllo del territorio quando il personale di un'autopattuglia ha annotato dei mezzi in attività a ridosso dell'alveo del fiume Tordino. Dopo una breve osservazione, gli agenti si sono resi conto che si trattava di asportazione abusiva di materiale alluvionale da una zona sottoposta a vincolo di tutela ambientale. E cambiamo argomento, la viabilità, la società Autostrade fa un passo indietro e quando sembrava definitivamente risolta, la controversia amministrativa che impedisce la realizzazione dell'ultima parte del progetto di messa in sicurezza del fiume Calvano a Pineto si è tornati sul punto di partenza. La società Autostrade, concessionaria di un tratto di demanio dove occorre realizzare uno degli interventi previsti dal progetto di messa in sicurezza del fiume, non ha inviato i documenti per la concessione definitiva di aree e così l'assessore alla viabilità Elicio Romandini ha investito della questione il prefetto chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico. Continuiamo a parlare di ambiente e dei risultati delle cartonia di 2013 resi noti questa mattina alla stampa. Il comune vincitore è stato quello di Francavilla al Mare. Vediamo. Entro il 2015 la raccolta differenziata in Abruzzo potrà toccare la soglia del 65%, pensando in linea con i modelli virtuosi italiani ed europei, mentre è del 15,4% l'incremento della raccolta di carta e cartone. Performance notevoli, ha commentato l'assessore all'ambiente Mauro Di Dalmazio, frutto anche di una progettualità politica perseguita con una convinzione e coerenza che via via coglie risultati concreti. Concorrono al raggiungimento dell'obiettivo dell'aumento della differenziata anche le iniziative che la Regione Abruzzo ha posto in essere con il Consorzio Nazionale di Recupero e Riciclo Comieco, tra cui l'appuntamento annuale con le cartoniadi, vinte per questa edizione dal comune di Francavilla al Mare, beneficiario di un assegno di 25.000 euro. Al secondo e terzo e quarto posto si sono invece collocati i comuni di Spoltore, Giulianova e San Salvo. Francavilla è riuscita a migliorare la propria raccolta di carta e cartone del 44%, raccogliendo 83 kg pro capite. Con il Comieco sono in corso nuove iniziative, tra cui il marchio di qualità. Si partirà con le scuole e sarà assegnato anche a quei plessi che avranno adottato parametri in linea con modelli comportamentali attenti all'ambiente. La certificazione degli aventi diritto al marchio è affidata al WWF Abruzzo. Saremo esaltatori di buoni comportamenti, ha precisato il presidente regionale Luciano Di Tizio, coinvolgendo i gruppi di interesse a considerare un po' meglio l'ambiente che ci circonda. Le cartoniadi quindi saranno un riferimento per tutte le reti territoriali, ha spiegato il direttore generale della Comieco Carlo Montalbetti, ma anche potenziali beneficiari di vantaggi e opportunità. Tornati a tavola dopo il successo del 12-13 di luglio, anche 12-13 di agosto si replica nella città ducale. Atri a tavola, sostiene l'assessore regionale al turismo Mauro Di Dalmazio, è uno degli eventi più importanti della regione Abruzzo. L'edizione di luglio ha quindi confermato per il successo conseguito che è un evento indiscutibilmente attrattivo per l'intero territorio. Nonostante la coincidenza con la manifestazione, Atri a tavola, il mercato settimanale di lunedì prossimo nella città ducale, si svolgerà regolarmente. A comunicarlo è stato proprio il comandante della Polizia Municipale, il maggiore Alfonso Osmi. Ed ora occupiamoci di un importante progetto di reinserimento sociale che interesseranno alcuni detenuti del carcere di Sulmona, i quali saranno impegnati a coltivare semi dell'aglio rosso. Vediamo. 12 ergastolani reclusi nel carcere di Sulmona produrranno il seme dell'aglio rosso attraverso tecniche di moltiplicazione che garantiranno da un lato la conservazione della biodiversità agricola regionale e dall'altro una competenza professionale nell'ottica del loro recupero e reinserimento sociale. Il progetto di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Casa di Reclusione di Sulmona è stato calato in una convenzione firmata a Pescara tra l'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo e il direttore dell'Istituto Peligno Massimo Di Rienzo.
senso. È un'iniziativa attenzionata dallo stesso Ministero, dichiara Febbo, per la sua peculiarità e originalità che ci rende orgogliosi non solo per gli aspetti legati alla conservazione dei semi autoctoni abruzzesi, ma anche per il contributo per contrastare il disagio nelle carceri. Mentre il Parlamento si appresta quindi a varare il decreto svuota carceri, noi facciamo altro. Il direttore della Casa di Reclusione di Massima Sicurezza di Rienzo ha spiegato che saranno solo gli ergastolani all'interno di un terreno ricavato dentro le mura della struttura, dotato di protezione climatica, ad occuparsi dell'attività di moltiplicazione dei semi dell'aglio rosso di Sulmona, che ha definito riconciliativa terapeutica da noi agognata e apprezzata. Alle attività agricole sono pure destinati anche altri detenuti, quelli di minore pericolosità, a cui è destinato un terreno di 3 ettari più in esterno. Nella sostanza, la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Casa di Reclusione, quest'ultima ha già collaborato con l'ex ARSA nella moltiplicazione di specie tipiche regionali, prevede che il carcere realizzi campi di moltiplicazione del seme dell'aglio rosso di Sulmona, in modo da garantire partite certificate dall'ente nazionale anche con l'Istituto Fitopatologico regionale. La convenzione evidenzia che l'attività della Casa di Reclusione di Sulmona favorisce anche l'occupazione lavorativa della popolazione detenuta, nonché l'acquisizione di specifiche competenze spendibili anche sul mercato del lavoro. Ed è in programma una nuova seduta del Consiglio Comunale ad Atri per lunedì 12 di agosto con inizio alle 8.30 del mattino. La seduta si svolgerà presso la sala consigliare di Palazzo Ducchi d'Acquaviva e saranno 2 i punti all'ordine del giorno. Si è rinnovata anche quest'anno la tradizionale cena sociale dell'Associazione Carta, Club Amatori Radio Televisione Atriani con TV Atri. Occasione, come sempre, per stare insieme e per spegnere le 88 candeline dell'ingegner Domenico Mucianese, fondatore della storica emittente televisiva locale in Abruzzo. Alla cena, che si è svolta quest'anno presso il ristorante I Tre Ghiottoni di Atri, hanno partecipato tutti i componenti della struttura televisiva che si sono anche rincontrati per fare un bilancio sull'attività appena trascorsa. La serata è stata accompagnata da entusiasmo e da buon cibo. Sono state anche annunciate, sempre nel corso della serata, alcune novità che riguardano la prossima programmazione della testata giornalistica Teleatri Notizie dell'emittente televisiva locale TV Atri. Il professor Tommaso Antonelli, uno dei tanti partecipanti alla serata, ha voluto regalare una bella poesia all'ingegner Domenico Mucianese in occasione del suo compleanno. Al termine della serata, l'ingegner Mucianese ha spento le sue candeline e dopo il taglio della torta anche un brindisi con tutti i componenti della struttura televisiva per augurare ancora tanta salute e lunga vita allo storico pioniere della TV locale in Abruzzo e nel frattempo darsi anche l'arrivederci al prossimo anno. E con questa festa noi ci salutiamo, vi lascio al meteo, particolarmente importante in queste ore per capire che cosa succederà, se davvero arriverà un po' di refrigerio, pare che sia così, quindi speriamo davvero bene. Grazie per essere stati con noi, buona serata. All'insegna del buon umore a voi tutti, cari amici. Previsioni per venerdì 9 agosto 2013. Stige allenta la morsa di caldo facendo diminuire le temperature su gran parte delle regioni. Entriamo subito nel dettaglio. Al nord i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi, specie al nord-est, dove potrà piovere con qualche temporale solamente sui rilievi più settentrionali. Al centro inizialmente molte nubi sulle Marche con qualche debole piovigine, poi rovesci interesseranno nel pomeriggio gli Appennini centro-meridionali dall'Umbria fino al Molise. Continua l'ampio soleggiamento su tutte le regioni meridionali, salvo qualche piovasco sui rilievi campani e dentro la notte piogge che raggiungono le coste tirreniche della Campania e della Calabria. Venti che soffiano tutti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su tutti i mari saranno mossi. Passiamo ora alle temperature previste.
Minime sempre stazionarie con locali diminuzioni al nord, ma con valori compresi, vedete, tra i 15 e i 25 gradi. Di giorno, come anticipato, farà un po' meno caldo e così registreremo non più di 34 gradi al nord, ma attenzione a Trieste che toccherà ancora i 38 gradi fino a 35 gradi al centro.